Con l'esame finale e la consegna dei diplomi si è concluso lo scorso fine novembre il corso di formazione per saldatore professionale che ha coinvolto 14 ragazzi migranti all'interno dell'Istituto di Istruzione Tecnico-Industriale Don Orione di Fano. Sono tante infatti le aziende nel nostro territorio alla ricerca e pronte ad assumere figure professionali come il saldatore. Per questo la cooperativa Labirinto ha organizzato il corso formativo aperto sia ai cittadini italiani che a quelli stranieri. Il corso nasce dalla collaborazione avviata da Cooperativa Labirinto con Synergy Italia e anche, ci tengo a citarla, Confindustria e il Centro per l'Impiego. Uno dei nostri obiettivi fondamentali è quello dell'inclusione lavorativa, sociale, quindi lavorativa. Questo corso qui quindi dura un mese, è intensivo, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Erano 116 ore, tutto il corso di saldatura, più all'interno c'era ovviamente il corso della parte sulla sicurezza, però ecco, il corso era fondamentalmente per saldatore. La partecipazione è stata 14 persone, tutte straniere, anche se ci tengo a ribadirlo, era aperto anche agli italiani, e assenze praticamente nessuna, quindi un grande impegno insomma. Seguirà poi l'esame finale pratico, ha continuato Zucchi, a cura degli esperti certificatori dell'Istituto Italiano della Saldatura Airone PG, che controlleranno i lavori finali dei partecipanti, a cui ci auguriamo, ha proseguito, prendano la qualifica. È un progetto che ha un valore aggiunto veramente grande e dà la possibilità quindi a questi ragazzi di formarsi dove c'è lavoro. Quindi le aziende richiedono saldatori e quindi quando ci hanno prospettato di effettuare questo tipo di corso siamo stati molto contenti, perché da una parte Airone PG rappresenta l'Istituto Italiano della Saldatura, quindi da sempre ha l'obiettivo di diffondere in Italia la cultura della saldatura, da quell'altra l'inclusione sociale può passare solo attraverso l'inserimento nel mondo del lavoro e di conseguenza l'inserimento nel nostro territorio. Abbiamo accolto il progetto della Labirinto di poter formare dei ragazzi come saldatori a TIG e a filo. Il nostro obiettivo è stato quello di rispondere alle esigenze di aziende del territorio della provincia di Pesaro Urbino e quindi incrociare la domanda, formare e per poi fornire questi ragazzi all'interno di queste aziende. Le aziende sono parecchie, li hanno già visti lavorare e saranno impiegati a brevissimo all'interno di diverse aziende metalmeccaniche del territorio di Pesaro Urbino. Entusiasti tutti i 14 ragazzi accolti nei progetti di seconda accoglienza per titolari di protezione internazionale richiedenti asilo provenienti da diversi paesi del mondo come Bangladesh, Somalia, Pakistan, Nigeria e Mali, che hanno imparato tutte le tecniche del saldatore grazie al supporto degli insegnanti. È difficile il lavoro del saldatore? Sì, ma adesso è facile perché ha imparato tutto.